Il consueto appuntamento perché i valori non vanno in vacanza del Centro Studi Grande Milano è da sempre l'occasione per ripercorrere l'intensa attività svolta nei primi 6 mesi dell'anno, ma il 25 luglio alle Stelline è stato soprattutto occasione di riflessione e approfondimento sulla Carta dei Valori, in un momento di particolare turbolenza politica ed economica. Molti gli interventi dei qualificati relatori protagonisti del Centro Studi Grande Milano, che dopo la dettagliata relazione della Presidente Mainini, che ha parlato del valore della coerenza che pare non abitare l'attuale momento istituzionale e politico, hanno scelto alcuni dei valori coniugandoli nell'attualità. Il già sindaco di Milano Piero Borghini ha affrontato il valore della fiducia, Antonio Calabro, presidente di Musa Impresa, del valore del buon governo di Milano da parte di tutti i sindaci della città come esempio di competenza, qualità essenziale per il paese. Tutti i relatori, tra cui Piercarla Del Piano, presidente di Fondazione Stelline, Emanuela Soffientini, presidente di Grandi Guglie e Adidi Electrolux, Alessandro Durante, direttore della comunicazione di Anima, Simone Ma, dirigente del gruppo Biper, William Griffini, Adidi Carter & Benson e vicepresidente del Centro Studi, e il professor Cesare Galli, direttore scientifico del Centro Studi Anticontraffazione, hanno concordato sul valore del coraggio che non può mancare in tempi come quelli attuali. A fine evento, una grande emozione per il direttore generale del Centro Studi Roberto Poli, acclamato con standing ovation, socio straordinario, con una motivazione su cui tutti hanno concordato: una maglia di quelle che si ritirano perché nessuno più la potrà indossare. Ha ritirato il riconoscimento emozionato e stupito, anche perché era la prima volta, da grande occulto organizzatore, che gli sfuggiva qualcosa. Arrivederci a settembre con una Carta dei Valori arricchita dal contributo di tutti, perché i valori non vanno in vacanza.